riusciamo a raccoglierle sì. Appunto, ma sarà suo. Ci hanno allertato, adesso stanno andando. No, c'è la gente, spegni, fa lo sciopero e non chiude. Adesso finiamo questo, poi abbiamo raccolto 1500 firme per un candidato, nessuno si è degnato di dargli una telefonata, quindi hanno detto le nostre firme non contano niente, noi non firmiamo le liste. No, anzi, sì. Allora, del Presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria. C'è un'integrazione richiesta dall'assessore. Nuovo testo. Questo che sono fuori sacco? Sì. Ah, sì, sì, mi scusate. Ma la patrocinio si possono abbracciare. Ormai, va bene, grazie. Perché ogni tanto... Del Vicepresidente, allora, 8 e 9... Non 8 e 9, due rinnovi di accreditamento. Via. Poi, numero 10 del Vicepresidente, un recepimento dell'intesa approvata dalla Conferenza Stato-Regione sulle oneri derivanti da accertamenti medico legali richiesti per i dipendenti assunti dal servizio. Poi, numero 11, Assessore Cascino, Comune di Dolcedo, conferenza di servizi per approvazione solo iniziativa pubblica per recupero logistica ambientale. Numero 12, Assessore Rossetti, assunzione di mutuo autorizzato dall'articolo 6 della legge regionale 42/2014. Questo va spiegata perché nel 2013, al mese di marzo, il governo ci aveva versato 333 milioni di cash. Nel 2014 218 milioni. Nel 2015 il governo ci ha versato 136 milioni di euro. Io invito il ministro Padoan a farsi un giro nelle realtà regionali, a capire che la gente se non è pagata non lavora, fermeremo gli autobus, quindi facciamo, tiriamo 70 milioni di mutuo che in realtà sono mutui da tempo autorizzati e che avevamo speso senza tirarli. Ora tiriamo 70 milioni per fare cassa, perché noi la cassa l'abbiamo anticipata, però un governo che prima ci consente di fare il pagamento alle aziende per 246 milioni e poi non ci dà la cassa è un governo assente. Paghiamo interessi per le certo. Vai. Allora. Abbiamo condizioni buone, molto buone, quindi va bene, siamo dal 2,5, però. Allora, qui dal patrocinio del Presidente, concessione con integrazione. Poi Assessore Rossetti, variazioni per euro, milione al bilancio 2015, adeguamento capitoli di entrate e di spese relativi a contabilità speciale, terzo provvedimento. Assessore Rossetti, approvazione del documento tecnico di accompagnamento alla variazione al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2015-2017, primo provvedimento. Assessore Rossetti e vicepresidente, no, è Vescovo, volevo dire. Ordinanze del direttore generale dell'ARS Liguria del numero 580 concernente il bilancio di previsione. Terminazioni conseguenti. Assessore Vesco e Assessore Rossetti, chiarimento sulla data di decorrenza degli interventi e fine dell'ammissibilità della spesa dei progetti per il 2015 a valere sulle risorse del programma operativo ARSE per gli anni 2014-2020 approvato con DGR 375 del 2015. Questo consente di affrontare le spese delle province sui centri per l'impiego. Ecco, ma le province sono posti sostanzialmente. Per l'incontro romano che mi è mandato a fare, io ho fatto un quadro di quasi chiusura. Sì, abbiamo ancora, dobbiamo... Parliamo di poche decine ormai, 60 diciamo, di differenza tra... L'ultimo dato che ho io è che ci sono 45-50 persone che avremmo voluto lasciare in APA o nel comune, eccetera.
Poi esiste... Ma il numero non è abbastanza limitato. Siamo paesi da 900, non siamo paesi 3, qua, 54, una cosa del no, compreso Genova siamo paesi da... No, attenzione, noi stiamo parlando delle funzioni... Ma in generale. Il dato in generale non ce l'ho, nel senso che erano 750, grosso modo, le persone che dovevano andare. Il numero che ha dato lei è che se la dogana tiene quelli che ha, se, cioè se non ci sono i soldi, e va per possibile. Diciamo a livello nazionale che c'è il problema con le centri per l'impiego, che sono no, aperto è l'indeterminatezza del futuro della polizia, del provinciale. Sì, c'è il centro per l'impiego. E non si capisce il governo dove sì, va. Ho fatto messo davanti tanti sé e sembrava logico. Poi i centri, la delibera riferisce al centro per l'impiego perché il governo dice congelati fino a dicembre, paga il Fondo Sociale Europeo, ma di fatto il Fondo Sociale Europeo non è che può pagare quello che vuole il governo. E quindi noi facciamo fare un programma alle province, città metropolitane, che rimangono intestatari, diciamo così, dei centri per l'impiego, prevediamo una copertura al 50% dei costi loro per funzioni non statutarie, che l'FSN non può pagare, e tutte le partite di esternalizzazione che via via in regione si sono realizzate. 10 milioni dovrebbero essere la cifra giusta, che mi potrei in Emilia ne ho messi mi pare 5 in Toscana, viceversa 10. E rimane anche quella una grossa incognita e le trattative col ministro non sono buone perché i soldi non ce li ha lui, non ce li abbiamo noi, ci hanno tolto i soldi alle province che pagavano questa roba. Comunque credo che dicembre dovremmo chiarire se la funzione torna allo Stato, allora se lo paga lui, o la funzione rimane alle regioni e ai territori, e il rischio è che poco c'è di più. Dell'assessore Guccinelli, VAS, ex legge regionale 32-2012, progetto preliminare del PUC di Bezzano Ligure, parere motivato. Poi dell'assessore Rossetti, determinazione in merito al patto di stabilità regionalizzato per l'anno 2015, certo, provvedimento, patto verticale incentivato. Assessore Paita, disposizioni per la gestione dell'emergenza rifiuti a valere fino al 31 dicembre. Abbiamo fatto l'accordo con Torino fino a fine anno, quindi dovremo riuscire l'emergenza. Nella sala auditori nel corso dell'incontro comune, regione, AMI, sindacati, aziende sindacati, mi pare che facciamo l'accordo con AMI, che venga revocato lo sciopero e che la cosa si avvia un certo punto. Poi dell'assessore Paita, parere vincolante, ex articolo 9,3 legge regionale 58 del 2009, variante sostanziale, piano di gestione del torrente Lavagna, provincia di Genova, per ragionamento cartografico. Già questo? Sì, sì, è il piano di bacino del Lavagna, rivisto a seconda di previsione della modella Cina, eccetera, e anche allora, vediamo le... Però ho due cose che dirò dopo che sono abbastanza interessanti. Dunque, vediamo le cartelle di IVA. Dai, partiamo con il solo fondo, sono le schede messe, la messa in sicurezza della Chiaravagna che è in corso, una serie di interventi ANAS autostrade, via di Ventimiglia, Rosario di Sarzana, collegamento a 12 col museo di Luni, cosa che conosce Lorenzo, baia autostradale sulla Salz, baia autostradale Savona Ventimiglia. Dunque, per dare un senso alle conferenze stampa che sono ogni anno, oggi presento due cose. Una è la operazione IT, perché sta 5 anni di scrivere,
nel senso che le delibere che facciamo mai sono veramente ordinarie, non le facevamo più, gli davamo un senso. Approfittiamo per dire che abbiamo scritto il 2 di aprile all'università, ma che non ci ha risposto entro il 30 di aprile. No, cioè, tanto adesso risposto dicendo che ha fatto un parere normalmente. Va bene. E, no, dopodiché racconto una vicenda singolare che non so, Angela è di là. Nel senso che non è vero che non si potranno mangiare cose liquide all'Expo, come dice il secolo, ma da domani si potrà mangiare la farinata e si potrà mangiare qualunque cosa che qualcuno andasse via a dare. Ecco. Nel senso che la Camera di Commercio non si è mai messa d'accordo. Eccolo qua. Non è mai qua. State tutte. Si possono entrare, ci sono, sì. Dopodiché si sono fatti vivi quella Val Varenne e ci sono andati loro a fare che avevano un successo clamoroso, perché era fatto assaggiare sia nel parco all'Expo. Accomodatevi. Anzi, penso che c'è poco di vedere, lì ci lo vediamo tutti in faccia. Nel senso che avendolo, racconto la storia, così diciamo, quella racconta il giornalista. Avendo loro saputo che era possibile andare all'Expo, diciamo, e confezionare del cibo, venderlo, e per quanto riguarda gli altri, fare un'attività di promozione incredibile per poter vendere poi ai clienti via internet o come vogliono. Per quanto riguarda loro, no, per il semplice fatto che sono dei cittadini volontari. Avendo saputo questa cosa qui, avendo saputo che le Camere di Commercio nicchiavano, ho detto ma ci andiamo noi a fare la farinata. Farinetti è venuto a assaggiarla e gli è piaciuto molto e da domani loro fanno la farinata. Quindi non è affatto vero che non si possono vendere cibi lì, si possono vendere non nel padiglione istituzionale, ma nel padiglione commerciale, mi sembra una cosa anche abbastanza normale. Questa cosa qui costa più o meno 1000 euro al giorno, poco più. Abbiamo avuto anche sconti, diciamo. Penso che si guadagni via di Dio, penso. Speriamo. Sì, ma rispetto ai nostri parametri, sicuramente. No, no, a cui siamo abituati, sicuramente. Poi, che c'è un limite fisico a quanto fai. Questo è il punto d'oro. Ma se lì andassi con quintali di roba già fatta, fai i soldi a palazzo. Sì, no, 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 non fai niente. Fai le canestrelle di Torino. No, no, vabbè. Ci siamo focalizzati sulla farinata perché avevamo avuto altre idee, focaccia di Priano, grissini di questo, però è terribile. Cioè, ieri l'avete fatto, è sparita. Siamo andati a provare il foro. È successo il Sì, è bloccato la lavoro dei titoli. È arrivata e si è mangiata mezza farinata. Se l'è mangiata mezza con le mani così. Io racconterei questa cosa qui oggi. Dire che tutti quelli che vogliono andare ci possono andare. Sì, beh, tutti magari dovranno, cioè a sto punto non so se dai allo ci passi le cene. No, ho capito, ma voglio dire che si può. Ah beh certo. Allora stamattina Farinetti ci ha messo a disposizione una persona per tutti i problemi che abbiamo, perché che sono tanti, Claudio. Sono tantissimi. Ho capito, ci messo 3 giorni. Sono tantissimi. Perché stamattina abbiamo saputo che non ci facevano i passi. Scusa un attimo, ma i passi li dovete fare altrimenti. Altrimenti Farinetti non lo mangia, cioè, venite, dite uscire. Vabbè, ma a parte questo che sono problemi organizzativi, diciamo. Il messaggio che vorrei mandare al mondo economico ligure è che se vogliono andare si può. Naturalmente quello che era difficile per noi era selezionare il soggetto. Abbiamo chiesto alle Camere di Commercio e anche di farsi carico del costo da ripartire per quello che ci voleva andare. Perché, voi non è che siete pagati per andare. No. Volontariato puro, lo sai benissimo. So benissimo. E niente, è tutto lì. Adesso la farinata del Stato non si può fare, tra parentesi. Quali sono i mesi buchi? È caldo. Giugno, luglio, agosto è sconsigliato. Però c'è qualche giorno di specie? Sì, loro la mangiano sempre, però non so come farla mangiare. Nelle pizzerie a Pisaltadio e Cerzano la farinata la fanno 13 mesi l'anno. Hanno questo intervallo, quelli che loro non ce l'hanno. Gli ortodossi c'è la pausa estiva. Io sono salvato con i puristi. Chi fa la farinata la fa tutto l'anno. No, ma
è un elemento ipercalorico, quindi anche per le diete, per le cure. Ci ha detto che si risolvono le cose e adesso, considerato che ci siamo organizzati veramente. Ma è tutto successo lì, è chiaro. Ci ha chiesto tutto quella sera, oggi ce l'ha detto, non è che ci ha anche chiesto, è venuto sera perché da l'una siete arrivati alle due, in quel senso lì. Però ci ha anche chiesto di coprire, però mi sembra esagerato, adesso no, cioè, di coprire giugno, luglio e agosto, però... Ma noi non ce lo facciamo fisicamente. Allora, vediamo, perché nel divenire, almeno altre iniziative... Siccome abbiamo avuto 20-30 richieste di poter andare là, lì non si può vendere una cosa e portarsela a casa. Questo mi sembra comprare e mangiare. Però le acciughe sotto sale, hai canestrato lì, non so, un gusto di scienza. La focaccia col formaggio. Esatto. A panissa. Guarda, la prima riunione l'abbiamo fatta con lo staff di Italy il 25 aprile. Abbiamo portato sulla focaccia di Priano e due o tre belle bottiglie, come si vede. E abbiamo fatto una riunione conviviale dalla Tranquilla con la focaccia di Priano e ovviamente puoi capire cosa... Io il messaggio che lancio è che chi vuole andare ci vada, ma io dopodiché non è che possiamo pagare noi per i risultati commerciali. L'abbiamo chiesto alle quattro camere di commercio, ci devono rispondere ancora adesso. Vorrei che tutti gli operatori che mi hanno chiesto di andare lì sapessero che non ci vanno delle camere di commercio. No, questo fallo passare perché sembra che sia una cosa. Sì, è che a questo infatti punto lui mi ha detto che siamo lì perché le camere di commercio non si sono messe d'accordo. Fatto testuale. E quindi io dico questo, che ormai, come dire, c'è lo spazio e che... Che noi facciamo veramente come occupai, cioè lo occupiamo tutto se ce lo lasciano occupare. Sì. Poi io tra l'altro da giugno in poi c'è anche tempo libero. Appunto, te lo stavo dicendo. Ti mettiamo un bel berretto, una bella cosa. Sono buono a fare niente, ma se... Come a fare niente? Perché ci sono due casse, come vedi, mi vedo due casse. Ma adesso è capace di fare ma tutti quelli che pure conosciuto sanno fare niente. Capisci? Ma funziona anche già. Tipo là, no? Guarda, dobbiamo spendere una parola, perché scusate se mi interrompo, ma dobbiamo spendere una parola, ve lo dico, poi io non faccio per sempre. Per il guru, No, ma dico, tu capisci che modo c'è. Ah no, lo so, è un modo un po'... Che modo così? No, antidemocratico. Sono antidemocratico. No, non l'ha capito. Non l'ha capito. Tu capisci che gente, che mondo c'è. Aspetta, se siamo in un modo di questo tipo, sta a sentire. Ieri siamo andati a fare le prove. Ho convinto il guru della farinata, che voi non conoscete, ma c'è un signore di 80 anni. L'abbiamo preso, abbiamo portato, fai conto che in macchina mi hanno detto tante di quelle cose che io non è un'enciclopedia. Allora, stamattina si è svegliato, mi ha chiamato alle 8, mi ha detto stanno sempre, piace pazienza il telefono finito perché mi ero appena svegliato che erano a dormire alle 2, ma comunque. Perché ti devo dire questo? Ti devi fare. Noi abbiamo visto questo, ti devi fare questo, o te preparo un attrezzo e ti vieni a pigiare anche il pomeriggio. Allora, questo è veramente una persona, mi ha detto tre parole, cioè va al sodo, non c'è niente da fare. No. Questa è una delle tante persone che forse non conosciamo. È un mondo che va sparendo che non ricambieremo più. Comunque, lo dico a tutti voi. No, questo, scusa, cioè, poi finisco. In conferenza stampa, questo qua, senza nominare la persona perché non vuole. Ma il guru della farinata, dillo che ce lo vede. Lo diciamo, lo vedrai. Anzi, ti porto gli auguri di Flavio che l'hanno dimesso stamattina. Ma io saluto Claudio. Cagero. Ma le sono arrivate che l'hanno dimesso finalmente stamattina. No. Io se non posso, non so, io te l'ho usato il tavolo fuori. Fate venire un po' manipolizzare. Vabbè, qui lo dico a tutti voi, chiunque abbia rapporti, a sto punto, scusate, ma se le camere di commercio non sono capaci a fare la tramite, mandiamo un messaggio che chi vuol venire venga. No? Se ne occupa Renzo, chi vuol venire venga. Cioè io ho fatto con le camere anche perché ci vuole, no, bisogna cambiare di là, perché già per il tavolo, posso portarci un attimo, no? No, io in sala giunta, i Calluna vengono qua, sarà un po' stretto. Scusa, quarto piano la sala, questa sala, quarto piano. No, quale quarto piano? Ma io devo proiettare.
devo proiettare le robe, posso fare soldi là, io ho già detto, non so cosa faccio. Oppure interrompo da mezz'ora e poi comincio a mangiare e comincio. Ok, va su Claudio dove va, che spazio va. E quello che ha fatto Costa. Lo spazio l'ha già fatto. Tecnicamente più di lui a posto anche lì dove siamo noi. Sì. Lo spazio lì avrebbero dovuto pagare le camere adesso. Lo so, faranno come hanno fatto loro. Ma scusa, ma adesso ma vuol dire che non sguagna 1.000 euro al giorno di uno che fa attività commerciale? Assolutamente. Perché quanto è? 200.000 euro, no? 180 al giorno. 250. Sì. Ma 1.000 euro? Passato, cioè deve essere proprio una cosa. Allora, li sapete, sto parlando di difficile, allora, i numeri sono ovviamente, non di altre cose. Previsti, raccontati dai giornali, 20 milioni. 20 milioni diviso 6 mesi sono più di 100.000 persone al giorno medio, giusto? 100.000 persone al giorno, quelli di Italia, gli Stati Uniti diceva, probabilmente avremo la maggioranza delle persone che vengono ad assaggiare per forza. Quindi, lì, ma se viene l'1% di 100.000 persone, sono 1.000 persone al giorno, è un disastro. Voi? Cioè, non riesce a servire. È un disastro. Infatti si pensava di avere più cose, no? Allora, infatti, uno mangia una cosa, uno mangia un'altra. Speriamo che non cada la macchina di Santa Rosa, sai qual è? Ci hanno messo sotto la macchina di Santa Rosa, che è un monumento a Santa Rosa di Viterbo, alto 28 metri, pesa 5 tonnellate, se lo porta una spalla da 750 metri. Ma è diventato famoso 70, eh? No, te la lascio andare, dividi. Stiamo bene come sempre, non preoccupare. Vabbè, dai, un po' le possiamo sentire, però adesso parlo con loro e chiedere le condizioni. Le condizioni. Con noi. Con Farinetti, certo, con loro Farinetti. No, ma lui ha un contratto standard, diciamo, che sottopone a tutti, quindi. Vabbè, allora stiamo modificando. Vabbè, ora noi, perché c'è una cosa che non ho mai fatto. Ha un contratto standard per il ristoratore. Per il ristoratore. Ora un minimo lo dobbiamo modificare, no, però. È chiaro che uno con attività commerciale è anche diverso. No, ma quello che mi stupisce è che non si colga l'occasione di promozione di un prodotto che puoi esportare per sé. Cioè, se ti vengono, non dico tanto, ma 100.000 stranieri in 6 mesi, penso che dai 100.000 debli saranno molti di più, perché senti solo parlare straniero. E siamo andati il passo l'altra volta, perdo un'ora e mezza per entrare, perché ti immagini il casino. Saremmo stati 5 italiani su 150 persone, tutti. Sì, ma solamente che i 140 paesi che espongono, sì, certo. 2.000 persone presenti, no? Ah. Cioè, lo stand di un paese c'è della gente di quel paese lì, certo. Suppongo, no? Una cosa incredibile. Comunque, voglio dire che gli sia venuto in mente allora, a nessuno di questi qui che si occupano di promuovere il commercio. Va bene, dai. Dal nostro punto di vista, anche un da sé. Perché se no, vabbè, dai, ci saremmo andati. Cioè, voglio dire. Anche se non ci crederà nessuno alla versione reale. Perché te l'ha fatto vedere il cartello Italy. Te l'ha mandata. Sceglie. Italy sceglie. Ce l'avete alle spalle in conferenza. Ah, sì. Ha fatto la gigantografia. E ce l'ha fatta la prima cosa, ieri mattina quando siamo arrivati, ce la faccio vedere. Come fate? Quello si può fare. Si può fare calcio col formaggio. Benissimo, certo. Va bene, abbiamo finito, grazie. C'è un problema. Se possiamo, quando attacchiamo, scusate un secondo. Ci vediamo di là. Ci vediamo di fermare. Grazie.